always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a past. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Buonasera signore e signori, appassionati di wrestling, spettatori di Open Wrestling TV. Io sono Boero Stefano, sono in questa edizione conduttore di Next Big Thing in sostituzione di Leo. Ci scusiamo per il ritardo, ma il mio computer ha voluto tradirmi proprio sul più bello. Ma siamo qui per commentare una puntata di NXT importante, perché comunque ci si avvicina ancora a Battleground. È iniziato il torneo per il titolo femminile, ma è stato ufficializzato anche un match molto importante per il premium live event che vedremo tra due settimane. Ma bando alle ciance, introduco i miei due ospiti di stasera. Inizio con Gioda. Ciao Gioda. A tutti. Ciao Stefano. Ciao, tutto a posto? Tutto bene, grazie, tutto bene. E la parte più frizzante del programma, anche lei è un abitué di Next Big Thing, Vale. Hello sunshine. Ciao Vale. Ciao. Ciao.
Allora, come dicevamo prima, siamo sulla road di Battleground e si stanno già iniziando a piantare i semini per questo evento importante per NXT, perché sarà l'ennesimo evento on the road che sarà in diretta sul network. Innanzitutto inizio col chiedervi i vostri commenti sulla puntata. Gioda, tu che ne pensi? Allora, la puntata tutto sommato è stata abbastanza scorrevole, ma ha avuto, secondo me, una debolezza che sono stati troppi match. Ho contato, sono stati letteralmente 9 match in una sola puntata. Secondo me in 2 ore non si riesce a dare il giusto minutaggio a varie contese, come magari è stato un Charlie Dempsey contro Tyler Bate, che è veramente durato 3 minuti, diciamo che ha postonato, ecco. Ma nel complesso abbastanza buono. Vale, tu che ne pensi invece? Allora, concordo con Giulia che ci sono stati troppi match, però questa puntata si è concentrata soprattutto sul torneo per il titolo femminile. Mi dispiace che alcuni match meritavano, come ha detto Giulia, un minutaggio più lungo, però diciamo che alcuni match di quei pochi minuti hanno potuto servire qualcosa di interessante. Sì, alla fine anch'io sono rimasto scioccato un po' quando ho letto stamattina il numero dei match, e devo dire che non sono stato molto soddisfatto della qualità proposta, ovvero sì, ci può stare, però comunque tendenzialmente i tornei non è che hanno sto grande minutaggio fino alle fasi finali. Però diciamo che condensare 9 match in 2 ore senza segmenti parlati, eccetera, ok che ci sono state qualche vignette e tutto qua, però io sono arrivato alla fine della puntata che ero un po' stanco, un po' stremato. Però comunque almeno sono stati match quasi tutti, a parte forse quello di Briggs e Jensen, che hanno avuto un loro scopo. E adesso andiamo pian piano a analizzarli. Però direi di partire col breakout moment della puntata, che secondo me è stato il finale del main event. Non tanto ciò che è accaduto sul ring, perché comunque Bron Breakker contro Trick Williams è stato un match abbastanza senso unico, però appunto con l'annuncio di Bron Breakker contro Carmelo Hayes per il rematch da Stand and Deliver per NXT Battleground. Una contesa per cui ho molto hype, per comunque spero che si riscattino dopo la prova opaca di Stand and Deliver, e su cui ho una mia idea su come potrebbe andare. Però voglio chiedere prima a Vale se innanzitutto ti sta piacendo questo turn di Bron Breakker e se diciamo ti aspetti un cambio di titolo, comunque una difesa con successo di Carmelo Hayes. Allora, io sono del parere che Carmelo potrebbe essere l'ennesima prova per Carmelo per difendere il titolo, ma allo stesso tempo, come ho detto l'altro giorno, trovo questa cosa di Bron Breakker di nuovo per il titolo piuttosto ipocrita rispetto alle parole che disse qualche settimana fa. O se che non ne vuole sapere di titoli. Gioda? In linea di massima sono abbastanza d'accordo con Vale sulla questione che Bron Breakker non voleva più il titolo, ma alla fine poi c'è ritornato tranquillamente, ma più che altro il match comunque si è molto hype per la contesa. Bron Breakker è interessante, ma c'è quella piccola nota che storna che ha citato Vale poco fa, che non vuole più il titolo, quindi però per il resto molto interessante. Io resto dire che ok, anche io ho rimasto le parole che lui se ne stava fregando del titolo, che era più su una cosa sua personale, questo turnier che sta portando in scena. Però va anche detto che gli mentono, quindi ma era una cosa solo per distogliere l'attenzione a Carmelo e poi colpirlo, anche perché comunque alla fine se andiamo a vedere di lottatori pronti per Carmelo ora, a parte Bron Breakker, sì c'è qualcuno con cui potrebbe fare un gran match,
però non, dal punto di vista della storia a me la rematch va più che bene. Sì. Bron Breakker sta ingranando da Hill, si vede che è molto più a suo agio, solo che punto, penso che a Battleground Mari mi odieranno per sto commento, ma secondo me a Battleground non vedremo un finale pulito. Secondo me vedremo c'è una grande possibilità che il match finisca in no contest. Non so voi cosa ne pensate, però per me la tirano avanti ancora per le lunghe, anche perché pensavo anche un cambio di titolo, però non puoi togliere il titolo a Ace dopo un mese e mezzo da WrestleMania, sinceramente. Non so voi cosa ne pensate, Gioda? Ma sono d'accordo anch'io, sinceramente far perdere adesso il titolo a Carmelo non mi sembra una grandissima idea, soprattutto se non c'è l'opzione a portare su del main roster, che era col draft si poteva fare, ma visto che non ha vinto il titolo e l'ha mantenuto contro Grayson Waller, in questo momento non devi portarlo su, deve stare lì e fare il suo buon regno, che secondo me sta iniziando a far bene già dalla prima difesa contro Grayson Waller. Vale? Ma il punto è, non è solo questo. Io ho la netta sensazione che Trick Williams potrebbe tradire Carmelo Ace, e quindi potrà essere lui uno di quelli che punterebbe al titolo di Ace. Oddio, non sarebbe da pay per view, ecco. Carmelo contro Trick Williams sarebbe una faida, cioè non dico terrificante, perché comunque hanno i trascorsi insieme. Puntata però... speciale, dai, te. Ecco, qualcosa da puntata speciale, ma non da pay per view. Sì, potessi anche farla un match così in puntata, che secondo me non potrebbe manco durare tanto, perché Trick Williams sta migliorando pian piano, ma è abbastanza mediocre, sì. Abbastanza mediocre. Cito il commento di Eddie Key. Duca. dopo parleremo di Duke Hudson, perché comunque c'è sempre questa faccenda abbastanza interessante della Chase U. Però andiamo avanti, perché c'è la seconda parte più importante della puntata, perché c'è il torneo per l'assegnazione del vacante titolo femminile di NXT. E adesso vado un attimo a riprendermi il bracket. Da una parte abbiamo Gigi Dolin, Tiffany Stratton, Roxanne Perez, Jesse Jane, e dall'altra abbiamo Lyra Valkyria, Kiana James, Fallon Alley e Cora Jade. Questa settimana abbiamo avuto già i primi due match del torneo, e andrei a parlare innanzitutto, prima di parlare del match, dei match che abbiamo visto, vi chiedo aspettative su questo torneo, che tra l'altro avrà conclusione a Battleground, dove verrà assegnata il titolo femminile. Vi soddisfano i bracket? Secondo voi quale potrebbe essere la finale? Vale? Allora, per me dico assolutamente a mani bassissime Cora Jade contro Tiffany Stratton, a mani basse. Il contro il, dici? Sì, assolutamente. Perché per il semplice fatto che Cora Jade è già a caccia del titolo. Tiffany Stratton è affamata di quel titolo. Quindi, se proprio deve esserci una face, non escludo Roxanne Perez. Però, ripeto, per me se la contenderanno Cora e Tiffany. Gioda? Ma il torneo secondo me è diviso abbastanza bene, con me con alcune combinazioni interessanti, come abbiamo visto questa notte, secondo me, come Lyra Valkyria contro Kiana, che sono stato molto interessante dal mio punto di vista. E io ho visto in questo torneo, vedo due finali che sono Tiffany contro Lyra Valkyria oppure Cora contro Zen, per chiudere il cerchio, visto che stanno solo 1-1, gli manca il match finale, in questo caso sarà per il titolo. E se dovessi scegliere uno di questi due, ti direi più Tiffany contro Lyra, per una questione di lottato, ecco. Nei peggior casi allora mandiamo Monsieur Ducasson nel torneo. Eh sì, ci mettiamo Tia, guarda.
Io no, concordo, ci mandiamo, proprio Duke Hudson. Io concordo con Eddie, Roxanne Cora secondo me sarà la finale, cioè perché è troppo scritta questa faida, nel senso è destinata un po' a essere con tutti i dovuti paragoni, ci mancherebbe, la Johnny Gargano contro Tommaso Ciampa di NXT, ovvero andare avanti all'infinito, magari, che ne so, in futuro potendo anche scambiarsi i ruoli, vedremo se vorranno girare la Perez Hill in un futuro, adesso è molto improbabile, però appunto Roxanne comunque secondo me ha un po' un conto in sospeso con questa cintura, perché appunto l'ha persa Stand and Deliver in un periodo in cui ha fatto veramente poco, ma non per colpa sua, perché c'è stato quell'infortunio dubbio, che poteva essere infortunio vero, non infortunio, però secondo me Roxanne andrà in finale. Tiffany Stratton è un po' una situazione sfortunata, perché secondo me lei è proprio lì per vincere il titolo, ma non è il suo momento. Secondo me se aspettano un po' di mesi potrebbe lei strappare il titolo a Roxanne e più avanti, tipo nell'estate, così almeno chiude un po' il cerchio. Adam Cole Bebe dice stavolta Cora vince il titolo, può farlo, lo penso pure io dal punto di vista guarda, lei se non meriterebbe dal punto di vista carismatico, perché comunque è cresciuta molto Cora Jade, però non ce la vedo ancora fare un regno titolato da campionessa. Non ti farà magari grande match come magari tipo fa una Roxanne, o un ti fa tipo la campionessa da Mandy, ecco, tipo fare sì. Migliorando di volta in volta, però c'è sempre un'opzione che mi balena un po' sempre nella mente, ovvero quella di fare la power couple Bron Breakker e Roxanne Perez, sì, Roxanne Perez con la Jade. No, Vale se ne va via per protesta. Eddie, per favore, anche tu non ti ci metti. Eddie, evidentemente anche lui dal mio. Ma perché? Però sai cosa? Alla fine sanno tutti che stanno insieme. Molto spesso quando le coppie sono così evidenti anche dai social network, per esempio, alcune volte tendono a portarle anche on screen. Poi comunque sono entrambi heel, sono comunque due personaggi molto arroganti, sia Bron che Cora. Quindi perché non provare a fare questa cosa? Cioè, penso che non accadrà. Però se casomai dovessimo ritrovarci con Bron e Cora campioni, perché no? Perché non provare a fare? Ovviamente non è una cosa che terrei, per esempio, per un anno, a mo' di Tribal Chief, però una valletta heel, anche se di valletta non si tratta, perché comunque è una lottatrice, potrebbe anche aiutare un po' Bron Breakker, perché comunque secondo me Cora Jade al microfono è meglio di Bron Breakker dal fidanzato. Si completano. Esatto, sì. Ciao Sassi. Ciao Sassi. Ciao Dico, Sassi. Aggiungo solo un'ultima cosa, che la Power Cup si può fare anche che senza essere per forza campioni. Vedersi Rhea e Dominic. Sono entrati in una specie di power cup quando Rhea non era ancora campionessa. Si può, in base al contesto della storyline, si possono unire i rest cercando di fare queste coppie. Beh, come noi, Giordano. Ecco, vero, però io vedo più Dominic come un po' lo schiavetto. Sì, lo schiavetto. Il tappetino. Sì, è un po' lo zimbello del Judgment Day. Il simp. Beh. Che alla fine, quando attaccano Judgment Day, lui è il primo che le prende, quindi... Vabbè. come lo street fight. È arrivato Carlito, Carlito con la mela.
un sputo e tutti no, a casa. Ma non solo questo, Dominic le prende da tutti, Finballo se ne va, però poi le prende da Santa Vega. Sì. No, invece qua avresti comunque con questo non voglio dire che Dom non è preso sul serio, perché comunque alla fine è un heel che con la faida con Rey si è fatto valere e non poco, però appunto c'è ancora questo legame un po' Ria che è la dominatrice e Dom è un po' lo zimbello del il guinzaglio, sì, è lo zimbello di Ria, invece con Bron e Cora secondo me partirebbero alla pari, però vabbè, innanzitutto Cora ci deve arrivare in finale e vediamo. La settimana prossima affronterà Fallon Henley. Va bene, andiamo avanti. Adam Cole concorda con te. Ora aspetta, no. Ok, ho visto la chat privata. Ok. Non commentiamo che è meglio. Così non devo usare ci distociamo. E parliamo nella chat di gruppo. Ora andiamo avanti con appunto il primo match che ha aperto la puntata, ovvero Tiffany Stratton contro, aspetta un attimo che tolgo. Ok. Tiffany Stratton che batte Gigi Dolin. Match breve alla fine, che non è durato moltissimo, scontata vittoria di Tiffany Stratton, però devo dire che mi aspettavo l'intervento di Jesse Jane e non è apparsa, non so perché comunque la faida con le Toxic secondo me potrebbe ancora continuare, dato che Jesse Jane settimana scorsa ha minacciato il fratello di Gigi Dolin. Vittoria giusta della Stratton che continua a impazzire per la sua finisher, il prettiest moonsault ever, un po' praticamente la copia del greatest moonsault ever di Christopher Daniels, esatto. Però comunque i miglioramenti in ring sono evidenti e quindi, come ho detto prima, lei sta per arrivare allo status di campionessa, però ci manca ancora qualcosa. Vale, tu che ne pensi di questo match? Ti è piaciuto? Ha delle possibilità la Stratton di arrivare comunque almeno in finale a Battleground? La possibilità c'è, ma il match non mi è piaciuto. Sarà perché che non impazzisco io per la Stratton, non lo so. Ma il match non mi ha fatto chissà che impazzire. Non mi è piaciuto. Aspettate che torno. Quale futuro invece vedi per Gigi Dolin? Continuerà questa faida con Jesse Jane oppure... Sicuramente, perché diciamo prima del match ci sono state delle piccole vignette e Gigi ha appunto rinominato di nuovo Jesse Jane, quindi sarà difficile che la faida finisca. Secondo te perché non è intervenuta nel match? Perché aveva da concentrarsi sul suo di match, quindi aveva di meglio da pensare che attaccare Gigi. O magari ha usato questa logica che non voleva problemi, se avesse attaccato Gigi nel match poi sarebbe accaduto lo stesso nel suo e avrebbe perso. Infatti. Invece, Gioda, tu appunto è piaciuto il match. Che futuro vedi per sia Gigi che Tiffany? Il match, per quanto è durato, hanno fatto il loro. Nulla di eccezionale, giusta la vittoria di Tiffany. Secondo me l'intervento di Jesse ci stava in questo contesto perché sono settimane che le due continuano a intervenire nei propri match, ad attaccarsi, quindi hanno dovuto, diciamo, rallentare un minimo la questione tra le due per poi magari riprendere tra settimana prossima o quella dopo ancora.
Non escludo che nel match di Jesse Gigi possa intervenire per vendicarsi di quello che è successo nel loro ultimo match, anche se qua non è intervenuta, potrebbe comunque farlo e Gigi potrebbe prendersi un piccolo vantaggio in questo caso sulla sua avversaria. Su Tiffany ha le possibilità, come ha detto, di andare in finale in uno dei due in uno dei due scenari che ho detto prima, quindi ci siamo, come hai detto tu, Tiffany sempre lì vicina per vincere quel titolo, prima o poi nell'arco magari del 2023 la vedremo campionessa. Sicuramente. Ripeto, per me le possibilità sono Tiffany o Ikora. Una heel deve vincere. Tra l'altro una cosa che ho apprezzato molto di Tiffany, che però va fuori dal suo personaggio, che lei ha detto, è stata molto onesta, ha detto: io non voglio andare nel main roster, devo ancora migliorare, quindi preferisco restare giù. Esatto. Che comunque molto auto-culture, però onesta. È una cosa rispettabile, perché comunque al di là del talento ring, comunque un'occasione nel main roster non se la fa sfuggire nessuno, perché comunque ti pagano anche meglio, quindi aspettare ancora un po' le fa molto onore, sinceramente. Mm-hmm. No, io su questo punto di vista l'apprezzo parecchio Tiffany, cioè non solo come dice Eddie è troppo presto, ma per me ha anche molto da dare a NXT, molto. Magari si può pure fare si può pure anche sperimentare di più su di lei per vedere, ad esempio, in team come funzionerebbe, o da face come funzionerebbe, e altre cose, e varie cose. Che tra l'altro, Tiffany, se l'avessero portata ora nel main roster, avrebbe avuto una specie di vantaggio, perché io ho sempre visto Tiffany un po' con la stessa gimmick di Carmella, ovvero la vanitosa, la principessa che si vanta e tutto. La principessa sul pisello. e in questo momento Carmella è incinta, buon per lei, soprattutto dopo tutto quello che ha avuto. Però ce l'avrei vista bene con Chelsea Green, magari come in una stable con Sonia, però non hanno scelto così, e forse è meglio così, perché comunque può poi arrivare nel main roster quando toccherà la sua promozione con uno status abbastanza da prendersi, da essere presa sul serio, non come una gimmick stereotipata che vediamo da tanti anni. I love you, Mella. E ora Team Karen aumenta di numero, sì. Voglio parlare al manager. Aspetta, se mettiamo Tiffany Stratto nel team Karen, allora prendiamo Roxanne Perez e mettiamolo nel team cazzo Ridi, e faremo 3 contro 3 insieme a Raquel. Sì, il team cazzo, no, anzi, però adesso Raquel ride un po' meno, è meno male. Peccato, mi mancano gli scleri di Massi. E ora prima di parlare del secondo match del torneo femminile questa sera, vorrei proprio introdurre questo match con un classico di questo programma. Prego, regia. Chi Ana, Chi Ana. Beh, ecco. No. Vale? No. Niente. Non faccio più roba di qua. Sulle mani, Milano. Ecco, infatti il secondo match della serata per quanto riguarda il torneo femminile è Lyra Valkyria contro Kiana James, e purtroppo la nostra adorata Kiana, dopo tutto il casino che è successo negli ultimi mesi con Briggs e Jensen, non avanza nel torneo, viene subito eliminata contro la Valkyria,
in un buon match, devo essere sincero, mi aspettavo molto peggio, invece comunque Kiana James, seppur non sia una cima sul ring, si sta facendo valere abbastanza, ovviamente tutto il tempo per crescere, però ha dimostrato che comunque al di là del trash che abbiamo visto e rivisto in questi mesi, qualcosina sta facendo vedere. Lyra Valkyria, come detto in precedenza, nelle altre puntate di Next Big Thing, sta iniziando a prendermi come personaggio. Poi sul ring è molto brava, quindi anche lei non la vedo arrivare in finale, però secondo me in futuro potrebbe essere tranquillamente una number one contender. Lascio a voi la parola, Gioda, che ne pensi di questo match? E comunque, come sempre, ti chiedo quale vedi il futuro per queste due. Prima di iniziare, voglio chiederti, sali anche tu sul carro di Lyra Valkyria? Mi hai rubato le parole di bocca. Ovvio. Bravo, Stefano. Diamo la notizia a tutti, ragazzi. Mi sta iniziando a prendere questo personaggio. Bene. Stiamo aumentando il carro, sta sempre più pesante. Tutti sul carro di Lyra, ragazzi. Coraggio. Ti prego che Cookie mi vuole buttare giù dal carro. Però no. ci mettono le sue ali. Eh sì, quelle belle ali nere. Vogliamo, ragazzi. Che diventa tipo una delle vetture di Mario Kart. oppure diventa il carro di Apollo. Ecco. Non so se avete visto Pollon, il carro con le ali. Sì, sì. Allora, parlando del match, sì, come è stato molto buono, come detto in precedenza, Cicchiana nelle contese, se dando minutaggio ti sa fare dei bei match anche magari con gente meno esperta. La dimostrazione è stata inserire in quel match di Deadline per la prima Iron Survival Challenge, dove lei fece una bella figura. E da lì in poi è stato un crescere per lei, vincendo i titoli di coppia, sta storyline che ha preso abbastanza il pubblico di NXT e adesso la stanno tenendo in considerazione per magari una futura sfidante di transizione magari per il titolo massimo. Contento della vittoria di Lyra e io vorrei che andasse in finale, ma sono contento anche se dovesse diventare una sfidante magari per una Tiffany in futuro, se dovesse vincere il titolo. Vale? Allora, io sarebbe anche per me anche un sogno bagnato vedere Lyra Valkyria campionessa, o magari in finale, perché io sono già salita da NXT UK sul carro di Lyra, quindi... A suoi tempi, come si chiamava? Sempre, se non sbaglio, sempre se sbaglio... No. Oif e Valkyria. Sì, esatto. Oif e Valkyria. Bravo. E niente, il match mi ha sorpreso praticamente. Cioè, nonostante Kiana non sia una cima, però ha condotto un bellissimo match. Insomma, a me personalmente è piaciuto. E spero di vederla in crescita in futuro. Cioè, per me avrà tanto da dare. Però... Mo parlando un poco da Mark, ho goduto della sconfitta di Kiana. Te lo meriti, tesoro, te lo meriti per aver spezzato il cuore dell'amore mio, basta. No, te lo meriti. Eddie infatti ci chiede, volevo parlarne dopo, però c'è già qualcuno che ce lo chiede, ma per voi la storia tra Kiana, Brooks e Fallon è finita qui? Bella domanda. Sì. Per me sì. Però cioè, hanno preso già state separate, quindi il problema è che vabbè, teniamoci un attimo, ne parliamo subito dopo, anche se era più in là nella puntata. Tanto quindi Lyra Valkyria va avanti, avanza e direi quindi appunto di parlare di questa di un tag team match un po' inutile durante questa puntata, ovvero Biggs e Jensen contro Hank Walker e Tank Ledger, che è stato costruito in un segmento su Twitter in cui praticamente questo era una specie di match d'allenamento per dimostrare la crescita di Walker e Ledger,
ha vinto Briggs e Jensen, e non c'è molto, molto da dire sul match, corto, vittoria scontatissima. Voi due, Joda, parlo da Joda, cosa ne pensi di questo match? E soprattutto, per rispondere ad Eddie, quale sarà il futuro di Briggs e Jensen? Il match è stato sì, nulla di che, lottato a meno con una buona intensità, diciamo così. Tank, da quel capito, ha perso un dente durante il match, quindi, perché ha proprio preso, l'ha messo poi all'interno del suo costume, buonanotte. Quindi poveri, dispiace, appena arrivato già ha un segno indelebile. Memorial Cesaro. Esatto, in un match che non si ricorderà più nessuno, però vabbè. Mi fece pure la maglietta Cesaro. Esatto. L'incidente di percorso. Vabbè, capita. Si perdono denti, si perdono pezzi di capelli, si perdono pezzi di gomito, si perdono pezzi ovunque. Ma va bene così, bello del wrestling anche questo. Per 10 secondi. Quando è bella il promo Don't Try This at Home. Esatto. Perché secondo me perché Pidan indossa il paradenti? Perché lui ci ha sospettato un dente. Sì. Ma anche Kurt Angle, mi ricordo, ce l'aveva. Sì. Perché Nakamura ce l'ha. Nakamura pure. Che può cambiare colore, tra l'altro, quello di Nakamura. Sì, è tipo rosso-nero. Ma mi sa proprio che se domani, dopo l'allenamento, andrà tutto bene, mi sa che me lo devo prendere pure il paradenti tra poco. Sul futuro invece di Briggs e Jensen, sinceramente, potrebbero chiudere la questione Gallus se non ci riescono la D'Angelo Family, visto che i Gallus, quando, se non sbaglio, debuttano, attaccano proprio Briggs e Jensen, se non sbaglio. Quindi potrebbero, volendo, chiudere il cerchio, dipendendo dalla storyline, stavolta per i titoli, però. Anche se, ecco, Vale, invece, tu cosa ne pensi di questo match? Per me è stato cioè, mo vedendo anche Walker e Tank Ledger insieme, alla fine si capisce che questa storia con Dempsey e Gulak è ufficialmente finita. Ora sono curiosa di vedere quei due come andranno avanti. Riguardo a Briggs e Jensen, non lo so, per me sono un poco mi sono leggermente indifferenti, nonostante a me loro due mi piacciono come team, quindi dobbiamo vedere cosa succederà. Non è che magari stanno iniziando di nuovo a mostrare così tante coppie perché tra poco riavremo il Dusty Classic? Possibile. Se succede, sarebbe un miracolo. Beh. E a proposito di coppie, direi che altri protagonisti della puntata sono stati i Gallus. Infatti i Gallus hanno difeso con successo le loro cinture dall'assalto della Diad, ma poi hanno avuto diversi incontri nel backstage che ormai sta raggiungendo il livello di pericolosità del parcheggio di NXT. Infatti abbiamo avuto i Gallus che si sono prima punzecchiati con i Creed Brothers e poi si sono, mentre erano a rilassarsi, bere una meritata pinta di birra, sono stati intercettati dalla D'Angelo Family, che si sono proposti come number one contenders. Il match in sé, bello, buon match. Probabilmente il migliore della serata, quello a cui hanno anche concesso più un minutaggio. Me aspettavo l'interferenza poi di Ivy Nile su Ava Rain. Che bello. E ora, adesso secondo me hanno due strade. O prima di Battleground fanno un match a puntata per i titoli di coppia, però sarebbe un po' ripetitivo, oppure per l'ennesima volta avremo un match a più coppie come a Stand and Deliver. Vale, tu cosa pensi del match? Secondo te chi avremo come number one contenders? Allora, per me lo considero un match abbastanza scorrevole. Ho adorato l'intervento della Nile
contro Ava, mi è piaciuto questo intervento, però per me, se proprio devo dire un nome, dico assolutamente la D'Angelo Family come number one contender. E onestamente, se ci sarà il match tra di loro e il Gallus, sarò hypata ai livelli massimi, perché sarà un match stiff ai livelli massimi. E pane per i miei denti. Potrebbe starci un... dato che ormai abbiamo capito che con la D'Angelo Family non puoi scappare da un match gimmick, una specie di, che ne so, bar fight, sì. Mi immagino quello che, a parte quello che abbiamo visto, non mi ricordo tra chi, di sicuro forse c'era la D'Angelo Family, che l'avevano fatto in NXT, il bar fight. Non proprio, non so come l'ho chiamato, però... Diciamo che il bar fight avevano fatto Gallus e Briggs e Jensen, poi sì, quello sì. I Gallus furono poi sospesi qualche settimana dopo. Ah sì, giusto, per la rissa. Oppure, ma secondo me non puoi più farlo perché non sei più nel periodo del Thunderdome, eccetera, ricicli il match che avevi fatto tra Sheamus e Jeff Hardy. No, non puoi. Eddie, quello è il match che, come chiamato da Leonardo, il match delle mutande. Ecco. Il match delle mutande. Gioda, invece, te il match ti è piaciuto e secondo te, appunto, chi avremo come prossimi number one contenders? Il match è stato, credo, il migliore della serata, ma non avevo dubbi sulla qualità dell'incontro tra queste due coppie ormai collaudate da anni. Giusta la vittoria dei Gallus, giusto l'intervento di Ivinari su Ava, e questo fa presagire che avremo una sfida tra i due stable. Presumibilmente in queste settimane erano i Creed impegnati contro i Dyad. Infatti settimana prossima avremo già il loro match di coppia. E dico anch'io la D'Angelo Femi perché in questo momento stanno ricevendo un buon push, e portare questo push fino a Battleground sarebbe la giusta soluzione, in modo che ti mettono anche qualche dubbio sulla possibile vittoria dei titoli. Io invece continuo a pensare che avremo, appunto, giusto per mettere dentro anche Creed Brothers, un match a più coppie. Non voglio vederlo perché una cosa di cui avevo criticato Stand and Deliver, nonostante mi sia piaciuto come show, è che c'erano troppi match a più persone, e contando che secondo me, ne parliamo dopo, ne avremo un altro per un altro titolo, tenderei ad evitare. Se proprio devo scegliere, come lottato i Creed Brothers sarebbe veramente un ottimo match. Mamma però mia. Penso che andranno con la D'Angelo Femi, che poi comunque sono due team face contro uno heel, quindi per questo mi viene il dubbio del match a più coppie. Le botte da Orbi, ragazzi, le botte da Orbi. Ecco, dopo Naomi. No. Fuori da questa live, grazie. Sparisci dall'universo, via, sparisci. Probabilmente il tempo che... Ti mando a casa di Alan e ti faccio menare da lui. Ecco. A chitarra in testa come Jeff Jarrett. Probabilmente il tempo che Ava Rain arriva nel main roster, la Bloodline sarà morta e sepolta. Direi. Comunque, clippatelo e mandatelo ad Alan. Grazie. Ecco. Bene, bene. A proposito di alte stable, perché comunque abbiamo parlato dello schisma e dei Gallos e dei Creed Brothers, un'altra stable che ha avuto spazio in quelli NXT in questa puntata è la CSU. È la CSU che è in una situazione un po' strana, perché comunque Andrew Chase è sparito e c'è Duke Hudson che comunque sta reggendo un po' le redini della stable e viene comunque un po' punzecchiato da Javier nel backstage sul fatto che appunto le sue intenzioni non sono pure. Comunque c'è sempre un po' questa
questo scetticismo nei confronti di Duke Hudson, che poi viene sfidato a un match, cioè, poi viene annunciato un match tra Duke Hudson e Javier, che vince ovviamente Duke Hudson, e quindi adesso c'è un po' il... Non so dove potranno andare a parare con questa cosa della Chase U. Gioda, tu che ne pensi? Guarda, non ne ho proprio la minima idea quando dovevo andare a parare. Se un undecise magari che torna e, non so, attacca di un cazzo facendo un turnier, oppure torna come se nulla fosse e lascia, non so, Duke al comando della Chase U per vedere come se la cava. Non so, sinceramente questa storyline è... di Duke Hudson all'interno della CSU sta continuando da non so quanto tempo, però riescono comunque a portare avanti in maniera abbastanza intelligente, quindi sono abbastanza interessato a vedere come andrà a finire. Per me succederà una specie di colpo di stato di Cooper contro Andre Chase. Possibile. E chi vince detiene i diritti della Chase U. Ecco, bravissimo. Oppure, adesso mi è venuta in mente una cosa, puoi fare tipo la Chase U rosso-nera, la Chase U bianco-nera tipo l'NWO. E dividi il roster in Chase U da una parte e Chase U dall'altra. Alla Duke U. No, però comunque io dopo Stand and Deliver pensavo che quello che era successo a Stand and Deliver fosse una specie di tranello, ovvero che sì, Duke Hudson li aveva aiutati ma poi li avrebbe colpiti alle spalle subito dopo. Non è andata così, non sono... Duke Hudson non si è unito allo schism, però appunto sì, l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento è un turn heel di Andre Chase, però comunque lui è over. Non lo so. Adoro Andre, basta. Se avessimo la faccia poi di Taylor in lacrime che vede Andre Chase, cosa hai fatto? No? Ecco appunto, mi volevo chiedere questo. Secondo me quelli della Chase U individualmente, a parte Duke Hudson e Andrew Chase, non è che hanno sto grande futuro da soli. Ma quelli della CSU sono dei comparsi, più che altro, non sono dei wrestler attivi che vediamo ogni settimana, ogni tanto girano con altri delle performance center. Però tipo anche Taya Hale... E Taya Hale è fissa invece nella CSU. No, però sì, da sola non ha un chissà quale futuro in questo momento, anche perché è giovane, è la più giovane del roster. Cioè voi ce la vedreste bene Taya Hale lottare per qualche cintura, magari titoli di coppia femminili, forse. Titoli di coppia sì, però non ora. Ah, troppo presto, ne ha di strada. Perché non solo perché c'è tanta strada da fare, perché è molto giovane, Tia Hale. 19 anni? È una 2003? Mi sembra. Beh, sì, ma... allora sì, hanno tutto il tempo per... Che... sì, è vero che l'avevano firmata l'anno scorso proprio. Sì, aveva 18 anni l'anno scorso. Eh sì, è vero che era uscita la news. Non pensavo fosse così giovane, pensavo le davo 20-21 anni. Ah, quanto è giovino? No, appunto sì, sono delle comparse, però appunto non è... Secondo me... Adesso con insieme riescono a ritagliarsi uno spazio, da soli finirebbero dritti fissi nel low carding a giobbare a chiunque passi. Cioè, mi dispiace essere così severo, però non ho grandi aspettative per il futuro della CSU se dovessero splittare. Il problema, diciamo. Il destino di Tia, ok, Duke Hudson può fare di più, può fare parecchio, però Tia Hale sarà un punto di domanda, un po' come Dominic col Judgment Day, perché se prendi ad esempio Tia Hale e la separi dal tutto tratto dal Chase, lei si perde un po' come Dominic
con il Judgment Day. Anche, io l'ho sempre detto, pure quando discutiamo degli show del main roster, io dico sempre, la vera prova del 9 sarà quando Dominic uscirà dal Judgment Day. La stessa storia vale per Tia Hale. Esatto, più che altro sì, Dominic forse è già un po' più avvantaggiato, però comunque già degli anni di 2-3 anni di esperienza se li è fatti. Sì. Tia Hale invece appunto serve un partire da zero. O da uno proprio, se vogliamo essere un po' generosi. Ok, poi andiamo avanti con la puntata, perché ecco, questo forse è un momento forse un momento più negativo, nel senso che avevo delle aspettative per questo incontro, ho capito il finale, però appunto, come ha detto Joe dall'inizio, pesantemente danneggiato questo match Ilja Dragunov contro Dijak dal minutaggio. Sì, dal fatto che hai dovuto condensare in 2 ore di puntata mille match, e questo è stata una cosa di transizione, perché appunto non è voluto. Che tristezza. Era però, il match, era uno dei match che mi aspettavo di più. No, appunto, ho capito il finale, perché comunque Dijak si è fatto squalificare con la sedia, e speriamo che a Battleground, perché è evidente che si andrà lì, ci regaleranno un match di strong style come loro sanno fare. Però penso che purtroppo non Dijak anche stavolta non caverà un ragno dal buco. Voi cosa ne pensate, Vale? Allora, concordo con te e con Gioda per riguardo alle aspettative per il match. Per me era uno dei match più veramente, veramente hype. Ero hypata al massimo per quel match. E ovviamente il minutaggio ha praticamente danneggiato il tutto. Per me il fine del match è tutto un to be continued, praticamente. Quindi continua. E vediamo cosa pianificheranno per quei due, perché le botte d'orbi ci sono e ci saranno sempre, come c'è stato in questo match, anche se per poco. Quindi io ho la netta sensazione che se faranno un match finale quei due, sarà un match a stipulazione speciale, e ci spero veramente. Magari un submission. Anche? Submission o qualcosa di estremo? E comunque secondo me, io sono rimasto comunque sorpreso dal fatto che Dragunov non è stato chiamato. Ah, io ho detto che secondo me non saliva subito. Per me li faranno fare un giro al titolo al titolo massimo. Faranno fare un giro. Sì. Dipende, vediamo appunto nei prossimi mesi chi sarà campione. Però comunque tipo un Dragunov contro un Carmelo Hayes, comunque sarebbe ancora tanta roba. Si erano affrontati in... No, Tyler Beta aveva affrontato Carmelo Hayes. Sì. Dragunov penso di no. No, mi sembra di no. Ilja, fai di nuovo come hai fatto con Gunterone. Ecco, a proposito di Gunter, io appunto speravo lo portassero su, poi magari lo fanno, poi magari lo prendono come tipo free agent, speravo lo portassero su in tempo per lo show inglese, così almeno avevi già qualcuno che poteva strappare il titolo a Gunther. Adesso Gunther un po' viaggia ha quasi finito gli sfidanti, devo essere sincero. Sono tutti più uno. Sì, cioè non vorrei che con Gunther, però alla fine Gunther, tra virgolette, è paradossale dirlo, è più, tra virgolette, umano di Roman Reigns, perché comunque lui ha già perso un po' di volte in questi anni, è tra virgolette più facile da sconfiggere, però appunto in questo momento non trovo nessuno, e forse Dragunov era una scelta giusta, secondo me. Assolutamente. Ma secondo me gli scavi di buttarlo subito a vuoto, anche perché quanto sarebbe durato il corso di Dragunov?
due mesi, poi subito appetito intercontinentale. Secondo me sarebbe stato un po' troppo per lui già subito. Ci sarebbe avuto una costruzione un po' più lunga, tipo di qualche mese in più almeno, prima di mandare per un titolo intercontinentale con Gunther. Visto che gente del mio roster non lo conosce e nel giro di due mesi era un po' troppo mandare per il titolo e farglielo battere. Posso capire il pubblico inglese che lo conosce, ma il pubblico americano il giorno dopo non so cosa avrebbe detto. Niente. Chi è? Ecco. Oppure ci sarebbero i super guerrieri del politically correct che gli romperanno le scatole perché è rosso. Vabbè, dettagli. Almeno non ha la gimmick alla Rusev. Vabbè. Meno male. Una cosa del genere ce l'aveva però i suoi inizi in WXW. Ecco. Ce l'aveva i suoi inizi. Poi, però una cosa. Non dire a WB che se no lo fanno veramente. Non so quando siano vere, però contando la cos'era uscito la scorsa settimana, che dalle idee di booking che per fortuna non hanno mai proposto, un rischio per lui c'era, però non penso siano così stupidi da proporre gimmick. Vabbè, un conto sono delle idee che possono essere buttate, poi un conto è metterle poi in pratica, che è lì vero il problema. Penso che la WWE attuale, che alla fine, per quanto ha delle idee a volte un po' mediocri, sì, non a penso sia malata, fate pensare che ti dica. Ma no, vabbè, quello era di tanti anni fa. Non penso che in questo momento si metterebbe in acque così bollenti, mettiamo. Dico solo una cosa sulla contesa. Il tuo parere sul match, dico solo che questo qua secondo me ha voluto fin dall'inizio che durasse così poco, non tanto per la questione tanti match, ma proprio voluto perché vogliono allungare il brodo e fai fare subito il grande match e poi far partire la squalifica. Secondo me non avrebbe servito chissà cosa, quindi hanno fatto fare giusto qualcosina per dare il sentore che questi due possono tirati fuori il grande match anche con pochi minuti, però finisce in malo modo con Dijak che seppellisce sotto i gradoni Ilja Dragunov, poverino. E secondo me non finirà Battleground questa storia, ma potrebbe tenersi per il post come match importante da post per preview. Ma cioè, dici il post potrebbe essere stipulazione speciale o la vedremo a Battleground? No, post per preview, post nella puntata post evento proprio. Senza questa okay. Non saprei, però dipende da quanta è alta l'intensità. È già abbastanza alta, ma bisogna vedere se può arrivare a un certo limite. Però comunque alla fine un match così secondo me dovrebbe essere messo nella cara di Battleground, più che altro perché avrai il match per il titolo mondiale, la finale del titolo femminile, titoli di coppia, probabilmente titolo americano, nordamericano. Io metterei altri uno o due match, così almeno arrivi a 2 ore e mezza, che in teoria è più o meno la durata media degli special di NXT. Possibile, non escludo la possibilità, ma io la vedo più come post evento. Potrebbe anche se secondo me sarebbe meglio metterla nel pay-per-view di Battleground. Ripeto, no. Potrebbero farlo però come stipulazione speciale. Sì, quello potrebbe anche starci. Andiamo avanti con la puntata perché abbiamo avuto un match da Eddie Torp e Damon Kemp. Poco da dire anche qui. Carino come incontro, però comunque i due sono due buonissimi atleti. Vittoria di Eddie Torp, che comunque sta continuando a scalare le gerarchie NXT. Damon Kemp... Non so cosa potessi farci con Damon Kemp, ad essere sincero. Si è un po' perso. Joda? Damon Kemp si è un po' perso dalla faida con la Diamond Mine, quindi in questo momento diciamo che sta lì per aiutare quei nuovi, tra virgolette, che sono arrivati, come Eddie Torp.
buona contesa, giusta vittoria di Eddie Tolpe, e vediamo se è stata chiusa qua o andranno avanti. Alla fine è semplicemente un match per lanciarlo, alla fine. Esatto. Sì, niente più, niente di meno. Almeno, però, almeno spezziamo una lancia a favore di Damon Kemp. Comunque, almeno sta facendo qualcosa di più di suo fratello, che ricordiamo che, dato che comunque siamo reduci dal draft, era stata una delle pick più importanti del roster di Raw dell'anno scorso. Apparizioni zero. No, non zero, una con Kurt Angle a bere il latte. E quella avresti meno a 38 anche. No, però quella era prima del draft. Ah, prima, ok. Mi sembra che non era ancora stato firmato, credo. Anzi, forse ha firmato proprio WrestleMania 38 ora. Magari la memoria mi inganna. Non mi ricordo, sinceramente. Come personaggio non mi sta convincendo molto Eddie Thorpe. Ha un personaggio carino, ma niente di eclatante. Sì, e non è un... No, no, vai, Vale. Sembra Priest perché è uscito da un rave. In effetti la musica l'aveva incorporata in questo personaggio, il DJ, se non ricordo male. Quasi come Priest con la vita da rockstar che vive per sempre. Molto macista. Quello sì. E poi a proposito di Diamond Mine, dato che l'abbiamo citata prima, almeno ci siamo tolti, dato che non apparivo da Next Big Thing da un po' di tempo, almeno ci siamo tolti il dubbio di Roderick Strong, che in silenzio si è tolto dalla WWE e è andato in AEW. È stata una predizione di Yoda. Eddie trema. Esatto. Sono il profeta di NXT. Cosa avevi detto già su Roderick? No, che aveva fatto quel giochetto di chi fa salire da NXT al main roster, per quel draft. Cookie aveva mandato i Key Brothers e Ivy nella Raw, avevamo discusso anche di Roddy Strong se l'avrebbero fatto sei insieme, io ho detto no, se ne è già andato, se ne va. Cioè, ho anche la clip, la mando nel gruppo. La clip. No, ora questo casino del manzone della fila numero 4 della fila 2. Ora voglio te, Vale, perché il prossimo incontro di cui andremo a parlare riguarda il tuo adorato Charlie Dempsey, perché ha battuto Tyler Bate grazie anche all'interferenza di Drew Gulak, se non ricordo male, e Joe Gacy. Sì. Perché infatti, secondo me, la cosa più interessante è accaduta... Cioè, il match è stato anche carino, però sì, le cose più interessanti sono accadute fuori da ring. Però, bando alle ciance, vai tu, Vale, per parlare del tuo adorato Charlie Dempsey. Amen. Ogni volta che c'è tra Charlie, mi dovete sempre dare la pasta bollente. Vi odio. Allora, io torno al discorso che ho fatto con Yoda. Che ha fatto già da prima, riguardo al problema di minutaggio, perché quel match, come anche Ilya contro il Dijak, io mi aspettavo un minutaggio migliore, anche se, diciamo, come match, anche se è durato solamente 3 minuti scarsi, personalmente mi è piaciuto, e la consiglio pure una piccola revanche, quel match, perché il match di debutto che fece Dempsey, però ancora sotto, quando debuttò col suo nome di battesimo, Bailey Matthews, il suo primo match di debutto fu appunto con Tyler Bate, e perse quel match. E stavolta però al contrario, se ci pensi. Mm-hmm. Ma comunque tecnicamente parlando, quei due, almeno per personalmente, non mi hanno mai deluso, almeno per me. Però diciamo, si meritavano un minutaggio più alto. Riguardo a Joe Gacy è diventato un punto di domanda, perché ho visto che ha puntato, li ha praticamente aiutati, quei due, sia Gulak che Dempsey, e ho la paura, la sensazione che punterà uno dei due per il fatto dello schismo. Jordan, invece?
Il match, come ha detto Vale, 3 minuti, ma hanno fatto bene quello che quei 3 minuti. Infatti, se dai 3 minuti a gente che di wrestling ha già esperienza, ti viene fuori un buon match. Se lo dai gente inesperta, il match buono ti può uscire. Cioè, quindi, in questo caso, sono riusciti nell'intento di fare un buon match in 3 minuti. Sulla questione di Joe Gacy non se l'è pesa tanto con Chad Dempsey e Drew Gulak, ma ce l'ha più con Tyler Bate e Wesley. Ma perché Joe Gacy è arrivato a Bodring per avvertire Wesley che Tyler Bate non è un suo amico, lo sta ingannando. Quindi bisogna vedere come va avanti sta storia di questo Gacy che si è voluto mettere in mezzo alla, diciamo, amicizia tra Wesley e Tyler Bate. È perché ha aiutato Gulak e Dempsey? E questa è la domanda, perché li ha aiutati? Per far perdere Tyler Bate, che tra l'altro gli è pure volata addosso, quindi diciamo una piccola vendetta se l'è presa facendolo perdere il match. Una questione poi fagiolata, come dice il banner, non credo. Secondo me vedremo più un tipo threat tra Tyler Bate e Joe Gacy, perché secondo me Wesley e Bate archiveranno la questione Gulak e Dempsey settimana prossima col tag team match. Chiuderanno secondo me la questione. E a batte che vediamo un tipo threat da quei tre. Ok. Secondo me, appunto, io una cosa sono convinto, intanto Joe Gacy non deve essere il nuovo Bray Wyatt. Per fortuna di Joe Gacy no. Meno male. Meglio. Ma poi è tutt'altro territorio. Cioè, qualcosa del vecchio Bray Wyatt ce l'ha, però siamo lontani anni luce da... all'essere paragonato da Bray Wyatt. No, comunque io una cosa sono convinto, secondo me Tyler Bate girerà presto heel, perché comunque anche nel segmento backstage prima del match in cui tra l'altro Wesley, che non ha risparmiato la battuta sul, ha detto non vedevo così tanto fumo da quando stavo con Riddle, che la mi ha fatto ridere, però appunto Tyler Bate si è abbastanza sbattuto del fatto che ci fosse Wesley lì. Ma sta meditando. Sì, però appunto la scusa della meditazione, ok, ci sta, però anche ieri, anche la scorsa settimana guardava un po' sospettoso Wesley. Guardava più il titolo più che altro, secondo me. Sì, e appunto, secondo me Tyler Bate non si unirà allo Schism, però appunto penso che sarà coinvolto nel match per il titolo nordamericano e si spera che batterà Wesley. Nulla contro Wesley, però comunque ha fatto un ottimo regno, però appunto prima o poi dovrà perderlo con la cintura. No, e... comunque... Vai. No, vai pure, Vale. No, vai prima tu, perché c'ho una teoria dopo. Vai. Più che altro ci starebbe con Wesley, con Tyler Bates, scusate, perché comunque io ho sempre detto che Wesley perderà il titolo nel momento in cui si sentirà talmente fiducioso che dirà posso battere chiunque, e verrà diciamo colpito alle spalle da uno che considera suo amico, in questo caso Tyler Bate. Quindi a prescindere che sia un match a più persone o no, e non lo escluderei in questo momento che potrebbe essere un match a più persone, ma appunto con in cui verranno coinvolti anche Joe Gacy, Charlie Dempsey e Drew Gulak, che anche lì secondo me potrebbe, è una coppia destinata presto a splittare. Speriamo. Concordo. Spero che appunto sia quello il momento in cui Wesley perde la cintura da Tyler Bate, perché comunque Tyler Bate devi dargli qualcosa da fare di medio importante. Vai Vale, di pure la teoria. Allora, io c'ho la teoria. Allora, perché alcuni che stanno all'NXT US sono di passaggio, praticamente di passaggio. Quindi penso che appena finita penso che alcuni finiranno a NXT Europe, praticamente. Torneranno là. Sempre che lo annuncino, perché comunque hanno già detto per la fine dell'anno. Però sono stati molto generici. Entro fine anno, quindi bisogna vedere quando.
Vabbè, hashtag aspettiamo. Esatto. Hashtag aspettiamo, sempre. Ma fatto sta che io penso che se accadesse la nascita di NXT Europe, alcuni di quelli che stanno già NXT US andranno là. Quindi vari Dempsey, Valkyria e altre. Possibile. Però, per esempio, per Valkyria sarebbe un peccato, perché comunque sono mesi che la pushi qua e poi la ricacci indietro in Europa. E poi diciamo quelli... Vabbè. Più che altro bisogna ricordare comunque alla fine il main roster da NXT ha preso tanta gente, secondo me continuerà a prendere di gente, quindi non puoi manco dire oh, voi siete britannici, tornate in Europa per fare lo show. Non sarebbe una buona idea. Piuttosto ne prendi altri degli scouting. Anche, vabbè che questa cosa degli scout sta in Europa sta tutto praticamente in mano a Brookside, quindi va bene cosa... Perché io ho la netta sensazione che, almeno spero, almeno per me, che se fanno NXT Europe richiameranno alcuni nomi di NXT UK. Tipo Tioman, Raja, io loro due ci spero tanto perché li voglio là di famiglia perché mi mancano assai, li adoravo. Cioè tipo Tioman che parla in tedesco che sembra manco fosse un gangster rap tedesco. Posso dire una cosa? Secondo me se proprio vuoi pushare a NXT Europe, dato che non fa nulla nel main roster, non sarebbe una brutta idea usare Nikki Cross. Anche per te dei nomi abbastanza importanti si potrebbe fare. Nikki sarebbe, onestamente, io penso personalmente che Nikki sarebbe contenta, perché chi non è contento di tornare in Europa alla fine. Ma tra l'altro Killian Dane adesso in che federazione lotta? Un po' in giro. Se mi sbaglio sta ancora in ICW, da quel che ricordo. E che la WWE aveva interrotto i rapporti con la ICW, se non ricordo male. Sì, ICW e WXW. Attualmente la ICW sta portando gli show tutti su Fight. E, più che altro se prendi, magari riprendi Killian Dane, puoi convincere anche Nikki Cross a tornare in Europa, così almeno stanno insieme, e comunque già due nomi abbastanza importanti. Io spero di rivedere Xia Brookside, onestamente. O anche la streamer. Stevie Tarn, sì. Ah, lei un po' sparita, poverina. E di meno, io dico Xia, io la amo, anche se sta facendo un bel lavoro alla Stardom, però comunque Xia. Prendimi il cuore, facci quel che vuoi. Poi un altro segmento della puntata che secondo me è stato molto interessante è appunto l'annuncio per settimana prossima. Supernova Session ritorna, il talk show di Noam Dar, sempre più innamorato della sua Heritage Cup, che in queste settimane se l'è presa un po' con Dragon Lee, infatti però lo ha invitato a partecipare al ritorno della Heritage Cup. Però non solo sarà una questione tra due, perché comunque abbiamo avuto anche il telegiornale di, ora mi sfugge un attimo il nome, di Ad Eating with Nathan Frazier. No, comunque raga, una cosa la devo dire. Quando lui è apparso con la busta sullo schermo, ho pensato solamente una cosa. E se parte, si capirà di a cosa sto pensando. Aspetta, muoviti. E se basta carica, ho pensato a questo. A te? Via, ho pensato a questo. Copyright, togliamoli, vale, togli.
Se ci butto giù la live, il canale è finito. Vedremo Noam Dar quanto dura c'è posta per te. Perfetto. Con la busta. Il signor Dragon Lee vorrebbe aprire la busta. Claro. Claro. Apriamo la busta. Nathan Fraser si è mostrato molto interessato a questa rivalità tra Noam Dar e Dragon Lee. E poi ci ha fatto tipo un ripasso di geografia delle varie superstar di NXT, dicendo ormai NXT è sempre più internazionale, e poi ha parlato appunto di Noam Dar e Dragon Lee. A me questi, diciamo che a me questo report con Nathan Fraser mi piace, però continuano a non capire dove vogliono andare a parare, ad essere sincero. Fare un po' di comedy. Un po' di sano comedy divertente. Io lo sto adorando Nathan Fraser, mamma mia. Lo sto adorando assai. Ma secondo me potrebbero fare la stessa cosa, non so se avete presente, dei primi tempi di Randy Orton, ovvero quello del telegiornale in cui lui dava gli update sul suo infortunio, credendo di trovare compassione, invece poi lo fischiarono brutalmente. Oppure, come avevo detto in precedenza, una gimmick simile a quella di Mustafa Ali, ovvero un lottatore entusiasta, positivo, che però alla fine dei conti è il, anche se Mustafa Ali non si è capito bene come Nathan Fraser, una settimana è il, una settimana non è il, boh, vallo a capire. Come va la luna? Però appunto, una cosa che mi piace anche di questa di questo coinvolgimento di Noam Dar, appunto, che hanno riportato la Heritage Cup, e avevo pronosticato una specie di reintroduzione di un torneo al posto del Dusty Classic. Voi cosa ne pensate? Avremo un torneo per la difesa della Heritage Cup, contando che è anche molto particolare come stile, oppure sarà tipo una cosa che terrà Noam Dar e poi man mano la difenderà contro chi vuole? Gioda? La terrà caldo fino a NXT Europe. Ho detto tutto. Sono contento di Noam Dar, che è quello che è uno spocchioso arrogante che tratta quella coppa come se fosse un suo figlio, praticamente, che dei bacetti e ci parla, quindi praticamente innamorato. E sulla questione tra questi tre atleti, secondo me si andrà con una difesa prima contro Nathan Fraser e poi probabilmente a Battleground si andrà contro Dragon Lee con la difesa di questa coppa, anche perché aveva detto che in un'intervista che Shawn Michaels voleva fa difendere questa coppa a Battleground, quindi qualcosa secondo me si inventeranno, che sia Nathan Fraser, Dragon Lee verrà difesa. Concordo. Quindi dice che non ci sarà un torneo? Secondo me non è quello il loro intento. Se la terranno, poi magari la porteranno, come ha detto Vale, ad NXT Europe, così già da avere un qualcosa da poter mettere in palio fin da subito. C'è tipo calduccio. Cioè, tipo, dici che la Heritage sarà tipo il trofeo principale, cioè comunque una specie di titolo massimo di NXT Europe. Non proprio titolo massimo, diciamo già un titolo che possono già sfruttare, visto che NXT UK era trattato come titolo secondario, NXT Europe verrà di nuovo trattato come tale. E almeno il tempo che metteranno il titolo primario. Esatto. E poi, pensandoci bene, la mia idea di fare il torneo non avrebbe, cioè, sarebbe un po' strana, nel senso che quando l'avevo pensato non me l'aspettavo che ci sarebbe poi stato un torneo per il titolo femminile, e quindi fare tanti tornei nel giro di pochi mesi alla lunga diventa un po' ridondante. C'è quello di titolo massimo nei main roster, adesso c'è quello di NXT, quindi abbiamo già due tornei a cui guardare, e ci siamo evitati quella del King e Queen of the Ring. Sì. Però appunto ormai NXT Europe avrebbe senso questa cosa, perché comunque
avresti il pubblico più abituato a questi match around, mentre invece ho il terrore che se lo facessero negli Stati Uniti, a NXT, per la carità, potrebbe venire fuori qualcosa di molto buono, però sapete com'è pazzo il pubblico di NXT, potrebbero rigettarlo. Vai prima tu. No, io ho finito. No, ladies first, tocca a te. No, io avevo detto tutto quello che avevo da dire. No, aspettiamo il 2024, so già chi commenterebbe i tornei. Ma questo ne parleremo alla fine. E poi una cosa che è molto curiosa, che abbiamo comunque visto a NXT, un segmento, che una vignetta che abbiamo visto, è chi è stato o chi è stata a attaccare Nikita Lyon nel parcheggio. Abbiamo visto solo una ragazza mascherata, una ragazza col cappuccio, dato una vignetta che assomigliava un po' a quelle dell'hacker di SmackDown di anni fa, però io devo ammettere anche qua, io non ho la più pallida idea di chi sia. A Davenport. So. Ecco, solo un nome, Debra Davenport. È l'unica rimasta che deve tornare, in stile che è femminile, quindi... proprio nome così importante per questa storyline. Assolutamente. Perché no? Si mette ad attaccare tutte quelle che non ritiene magari degne di stare su quel ring e attaccare spalle. Potrebbe starci, sinceramente. Anche perché nomi del roster non ho la più pari idea. Wendy Chu è stata chiamata, se non ricordo male. Sì. Quindi dal main roster potrebbe, secondo voi, esserci una qualche possibile indiziato? Di main roster? Secondo me in questo momento non fanno scendere nessuno del main roster. Siete sicuri che sia una donna? Penso di... Penso di sì, poi se sarà un uomo... Io so chi è stato Santina. Ecco. O Big Vito, no, è stato Big Vito. Prego, no. Vabbè, ma penso sia sicuramente una donna, anche perché non vedo un uomo. Per la verità, Nikita Lyon ha la stazza comunque impressionante, ma non vedo un uomo andare a meno che tu non sia Randy Orton che vai a stenderla con l'RKO, però come ha fatto con Nia Jax, però non credo affatto. Rendo conto che sente fare vignette a NXT incappucciato. Ok, spero che qua non parta qualcosa in casa mia. Alexa Bliss. Non ce la vedo, sinceramente. Ma poi a NXT una come Alexa? No. Ok, non è partito niente in casa mia, meno male. Non ripetolo più allora. Ma no, perché di là ho un certo macchinario con la voce e mi ricordo che una volta, una delle prime dirette che ho fatto, quando parlavamo di una certa wrestler bionda, era partita la musica. Adesso non è accaduto. Vale, invece secondo te Chi è questa? Chi ha attaccato Nikita Lyon? Il mio nome l'ho già fatto. Nel Davenport pure te? Sì. Io ho pure un nuovo debutto. Nuovo debutto penso proprio di sì, perché comunque alla fine non in questo momento tutte le altre donne sono un po' nelle loro rivalità a parte, e quindi, ma poi forse per la riuscita migliore è meglio che tu provi a gettare nella mischia qualcuno di nuovo, se no diventa un po', non voglio dire ripetitivo, però comunque se già qualcosa di già visto.
Per settimana prossima sono stati annunciati, vado a vedere ciò che è stato annunciato settimana prossima per NXT. È stato annunciato, beh, continua il titolo, sì, il titolo, continua il trofeo, yeah, ce la faccio, continua il torneo per il titolo femminile di NXT. Troppo. Adesso sto pensando solo a Noam Dar praticamente. Bene. Appunto ha annunciato la Supernova Session. Vedete, lo sto guardando un attimo i commenti. Se fosse Luisa. Luisa. Ci mancava Luisa. Settimana prossima quindi avremo Fallon Alley contro Cora Jade e Jessie Jane contro Roxanne Perez. Ecco, Jessie Jane contro Roxanne Perez sulla carta è un match un po' incerto, però penso che vada avanti Roxanne. Voi cosa ne pensate? Roxanne a causa di un attacco di Jilly Dolin per vendicarsi. Direi la che la vendetta è un piatto che va servito freddo. Esatto. Gelato. Mentre invece l'altro match direi che non c'è dubbi. Non c'è dubbio, passi con la Jade. Yes. Poi settimana prossima, sì, appunto, è stato annunciato Supernova Session con Dragon Lee. E dite che secondo voi Nathan Frazier si farà vedere? Speriamo. Possibile. Però si è fatto vedere a Main Event. E ve la butto lì. Secondo voi attaccherà Dragon Lee e Mari lo girano il giusto per provare? Secondo me no, perché non mi ha dato l'idea di essere un heel. Non è uno che è andato ad insultare gente durante i suoi segmenti. Sembrava abbastanza serio in quello che diceva, in modo anche scherzoso, senza offendere nessuno. Quindi per me rimane un face. Io vado per il passivo aggressivo. No, anche io penso che Nathan Frazier sarà coinvolto, ma non penso tornerà il. Invece, secondo voi, altro che potremmo vedere settimana prossima? È stato annunciato che Brothers contro i Dyad. È stato annunciato stanotte? Sì. E USV e Tyler Bate contro Drew Gulak e Charlie Dempsey. Anche secondo me chiuderanno la faida tra questi quattro atleti settimana prossima. Secondo me potremmo iniziare a vedere qualche semino del torneo di Tyler Bate. Possibile. Io aspetto anche possibile, sì. Ma secondo voi lo vedete bene Tyler Bate da Illa? Non l'ho mai visto, quindi sarei curioso di vederlo. Io penso di sì. Penso di sì. C'è qualcuno che sta soffiando un po' sul microfono. Ho detto penso di sì. Ok, sì. Per comunque lui carisma ce l'ha. Sempre stato l'antagonista di Pete Dunne, che era l'Ill d'eccellenza NXT UK. Prima la sua nemesi. La sua nemesi. Esatto. Però provarlo il potrebbe anche starci, anzi io adesso ci ho pensato, il turnier se accadrà, secondo me non accadrà Battleground, accadrà dopo. Fanno tipo treat dove magari Wes potrebbe anche mantenere oppure no, e poi fanno magari il turn, come dici te. Oppure la stessa dinamica di Bron Breakker, ovvero Bate vince la cintura in modo sportivo e poi magari più avanti sotto anche pressione dello schism, ma si ricrederà su Wesley e lo attaccherà. Ok. Sì. Bene, bene, bene. Direi che abbiamo Raga, onestamente, ok, mo li abbiamo visti tutti e due nel giro di isolato, però per me questa faccenda di Gulak e Dempsey mi sta diventando un punto di domanda. No, a me piacciono.
mi piacciono pure a me, per carità, però quanto durerà la cosa? Possono anche avere una run come campioni di coppia, perché no? Dempsey è ancora giovane, ne ha, può imparare tanto da sta vicino a Gulak. Sì, ne ha di strada da fare. Ma questo sta vicino a Gulak potrebbe essere un modo di crescere molto, molto utile. Poi un giorno li spitteranno e vedremo le potenzialità più alte di Dempsey in questi mesi che è stato con Gulak. Mm-hmm. Anche se secondo me nel 2024, non so se era quello che di cui voleva parlare Vale, Gulak farà spazio, sempre se saranno in coppia comunque con manager wrestler, Gulak farà spazio al papà di Charlie Dempsey, ovvero William Regal. Bellissimo, difficile. Sarebbe bellissimo come manager, general manager nei main roster, e fa annuncia i War Games a Survivor Series. Quello che volevo dire io, era la domanda che volevo fare, a quando i prossimi War Games? Survivor Series. Ormai credo sia tradizione, si spera. E poi soprattutto quest'anno c'hai Cody disponibile, che può fare un tributo al padre. Eh sì. Ci ho pensato già che Vinovo in l'anno scorso con la maglietta e la gomitiera di Dusty. Bellissimo. Però William Regal non può apparire fino al 2024. Eh sì. Ma ripeto, io non smetterò mai di dirlo, rivederla in NXT sarà molto molto difficile, anche se per me, io ho fantasticato ho avuto questa immagine di Fanta Wrestling in testa, un po' come fecero anni fa, però tra i due roster, Raw e SmackDown, quando fecero questa battaglia chi vince si prende il roster. E poi soprattutto sarei curioso di vedere se poi lui vuole collaborare col figlio, che pare che sia il motivo principale per cui è tornato in WWE. Non solo quello. Comunque alla fine lo abbiamo visto ogni tanto in qualche scatto, che comunque lui è lì con Triple H a supervisionare le cose nel backstage. Sì, sta nel Gorilla Post Station. Io sarei curioso di vederlo il William Regal, perché l'abbiamo visto il per una o due settimane in AEW, però poi comunque non era del tutto il, perché è stato poi tradito da MJF. E invece mi piacerebbe Maria che lui accompagnasse il figlio con la gimmick del Lord, perché comunque alla fine William Regal in WWE è stato solo il praticamente, sì, tranne il periodo tipo in cui era con Eugene o con Vince McMahon. Però appunto l'ultima volta che è stato il William Regal ai primi anni 2010, poi o forse quando era ancora in ECW, poi non è più stato lì, perché ci fu il periodo da general manager 2008. Ah sì, che doveva vincere il titolo WWE col King of the Ring, poi lasciamo perdere. La bella idea di farsi sospendere. Sorvoliamo. Va bene. E direi che comunque abbiamo parlato di tutto quello di cui c'era da parlare in questa puntata di NXT. Io vi invito a raggiungerci settimana prossima, seguire tutte le dirette di Open Wrestling TV come al solito. Il podcast sarà disponibile ovviamente su Twitch anche appena sarà finita la diretta. Su Facebook potete recuperare Next Big Thing e ovviamente anche su Spotify. Io saluto i miei compagni di viaggio di questa serata. Ciao Vale. Ciao. E grazie anche a Gioda, è stata molto preziosa la tua presenza. Grazie, grazie a tutti e buona serata. Quindi vi ricordo sempre di seguire tutti gli appuntamenti di Open Wrestling TV. Seguiteci su Instagram, lasciate un mi piace su Facebook e seguite appunto anche Next Big Thing su Spotify. Penso che già domani ci sarà la puntata disponibile on demand, potete sentirla quando andate a lavoro, quando siete in macchina, quando fate la doccia o siete in palestra. Comunque l'importante è seguirci e restare aggiornati. Oppure partire nel treno, è vero, anche per chi va in ovunque, treno. ovunque l'importante è restare aggiornati su ciò che accadrà nel roster giallo-nero, perché comunque alla fine siamo a 2 settimane da Battleground.
Buonanotte a tutti, amici. Ciao. Ciao. Bye bye.